Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di Chantal Degina, Quando il soffio si rivela. Affrontare il problema della morte aiuta a vivere meglio. Anche nei testi buddisti riecheggia molto spesso il concetto secondo cui il problema della morte dovrebbe essere uno dei primi aspetti da affrontare coraggiosamente quando si decide di intraprendere un percorso spirituale o più semplicemente quando si ricerca un senso più profondo della propria vita. Il concetto di morte ci spaventa perché molto spesso lo associamo a qualcosa che non c'è più, di finito, di concluso. Può trattarsi della dipartita di qualcuno a noi caro, di qualcosa a cui teniamo che ha ultimato la sua funzione nella nostra vita, oppure di una parte di noi stessi che lascia il posto per altro. E l'errore che facciamo più spesso è proprio quello di credere che prima e al di là della morte ci sia poco o nulla. Ma se invece ci fosse proprio in quel piccolo mondo invisibile qualcosa di prezioso che può contribuire al nostro vivere meglio, al vivere meglio la nostra esistenza? Beh, ad accompagnarci in questo viaggio dove la nascita e la morte condividono lo stesso percorso c'è Chantal Degina, scrittrice, esperta di mondi sottili, che attraverso il racconto di proprie esperienze illumina il cammino dell'anima dei propri lettori. Quindi buon ascolto. La morte è un grande processo di trasformazione, sia per chi se ne va, sia per chi resta. È interamente al servizio della vita. Ha il compito di spazzare via i veli che offuscano la nostra divinità, risvegliandoci all'essenza della vita stessa. L'espansione del corpo della fonte attraverso il suo espiro genera ogni cosa che esiste. È nell'esatto istante in cui tutto viene generato che ha inizio il più grande dei cammini, quello della conoscenza di sé. Ogni movimento dell'esistenza è al servizio della conoscenza di chi siamo e della rivelazione delle virtù che fanno di noi un essere in potenza pari all'assoluto. Dai vari cicli di incarnazione a ogni nostra nascita e poi morte, ogni giorno, ogni secondo che sia vissuto in terra o nell'aldilà, tutto è al servizio della conoscenza del nostro sé divino. Per chi avesse bisogno di comprendere quale sia la nostra meta, la risposta è molto semplice. L'amore. L'amore è la chiave di ogni cosa. È lui che ci eleva, come la fiamma della mongolfiera. L'amore è il movimento stesso dell'intero universo. La vita medesima è amore, senza cui nulla esisterebbe. L'amore non è un sentimento o una sensazione rispetto a una situazione esterna, è la pienezza di ciò che siamo. Amore è la nostra più alta forma d'esistenza, è chi siamo veramente. Per conoscere chi siamo abbiamo scelto di perderci e di dimenticare, di indossare veli su veli che ci dessero l'illusione di aver lasciato la fonte, e la morte è uno dei processi che va proprio a squarciare quei diaframmi per permetterci di vedere che da casa non ce ne siamo mai andati. Quegli squarci fanno riemergere da noi il nettare della nostra esistenza. Il dolore altro non è che la loro dissoluzione. Perché dover aspettare il momento della morte per riallacciare i rapporti con noi stessi? Perché attendere di iniziare veramente ad abbracciare la vita solo all'avvicinarsi della morte quando potremmo farlo prima? Per troppe persone ancora oggi la vita acquista senso solo negli ultimi istanti. In quei momenti di verità ci riappacifichiamo con il nostro passato, diamo il perdono a coloro a cui prima l'abbiamo negato, lasciamo le resistenze e ci abbandoniamo alla volontà della vita. Impariamo ad amare noi stessi e a vivere in piena presenza ogni istante, anche il dolore. Allora perché non farlo prima? Molti rabbrividiscono nel sentire citare la morte. Oggi parlarne ci rende delle persone strane. Tuttavia, non possiamo dire di saper vivere se non ci interessiamo al processo stesso di incarnazione e disincarnazione. Comprendere la morte è apprendere i principi della vita stessa. Sapere da dove veniamo, dove stiamo andando e quale sia lo scopo della nostra esistenza ci rende degli esseri adulti e coscienti, pronti a manifestare la divinità che ci appartiene. Allo stesso tempo allontana da noi il concetto di paura. La morte altro non è che trasformazione che ci porta a metterci in gioco, a rischiare, a essere chi siamo veramente.
Non avremo più paura di perdere le persone amate perché sappiamo che i legami ci uniscono eternamente. Non temeremo il cambiar vita, casa, lavoro, partner. Oseremo dire quello che pensiamo e gridare a gran voce chi siamo. Saremo liberi di essere. Vivere ogni istante nella totale libertà e presenza comporta una grande espansione della nostra coscienza. Ogni gesto in connessione con noi stessi ci porta a risalire i vari piani del nostro grattacielo multidimensionale. Non c'è altra via se non quella di aprire il nostro cuore, senza più doversi sacrificare, nascondere o tarpare, senza più dover criticare, separare o sottomettere. Sapere tutto ciò, fin dagli albori della nostra infanzia, porterebbe una qualità maggiore alla nostra vita. Potremmo vivere così, felici, nell'amore e nell'accettazione di ciò che è. L'amore genera intorno a sé bellezza che stimola altro amore. Pensiamo a come la nostra intera società potrebbe essere diversa se sin da subito ci spiegassero le fondamenta dell'esistenza. Essere consapevoli del processo di vita e morte ci permette di vivere sempre più in connessione con il nostro cuore. Ogni evento che incrocerà la nostra strada sarà vissuto con comprensione, illuminando così il nostro cammino. Questo non eviterà dolori o sofferenze, ma saranno vissuti in modo diverso, non più come punizioni o sfortune, ma come grandi possibilità per evolvere. Vedremo nelle difficoltà l'occasione per espandere nuovamente la nostra conoscenza e abbracciare una forma d'essere nuova e più elevata. In quelle prove vedremo l'amore della vita che conosce il potenziale per superarle. Più le prove saranno difficili, più faranno di noi un grande essere. Affidandoci alla nostra anima e alla sua saggezza, ci abbandoneremo con amore alle prove che ci presenterà perché saranno sempre il meglio per noi. La vita, insieme alla nostra anima, nutre il più grande degli amori, quello che ci innalza e non ci offusca. Possiamo qui parlare di fede. Fede in noi innanzitutto, nella nostra conoscenza superiore che ha programmato e scelto accuratamente per noi ogni passo affinché potessimo essere liberi da ogni gabbia terrena. Non ha più senso rimandare a domani ciò che possiamo fare oggi. Il processo della morte può in realtà essere trasceso ben prima della morte ultima, quella fisica, morendo ogni giorno alle nostre identificazioni, ai ruoli, alle paure. Questa è la vera morte che temiamo, quella di lasciare il conosciuto per lo sconosciuto, la realtà esterna per i misteri del nostro mondo interiore. Ogni giorno possiamo scegliere se essere delle anime adulte che dedicano ogni loro istante ai progetti dell'anima oppure far finta ancora che non vi sia altro senso nella vita che quello di guadagnare, spendere, compiacere gli altri ed essere accettati nella società. Vogliamo un mondo migliore, ma quanto siamo disposti a cambiare di noi per realizzarlo? Morire ogni giorno a tutto ciò che non siamo ci renderebbe anime nude sulla terra, senza veli. La morte ultima diventerebbe così un semplice passaggio senza dolore né complicanze. Giusto lo spogliarsi di un abito per indossarne uno nuovo. L'amore che abitiamo in ogni nostro gesto, parola e azione ci permette di far emergere quelle parti dell'esistenza che ancora ignoriamo di noi. Scopriamo che la vita altro non è che una rivelazione costante dei tesori che sono già in noi. Il soffio che si rivela facendo di noi la sua piuma. Beh, qui si tratta veramente di fare un viaggio in un'altra dimensione. Chantal Degin, in questo libro, Quando il soffio si rivela, ci porta alla scoperta di una tematica che per molti, come dicevamo prima, è difficile da affrontare, perché insomma il tema della morte è da sempre associato al tema della paura. Però sappiamo anche molto bene che, superate le nostre paure, al di là c'è veramente una distesa sconfinata. E allora è stato veramente un viaggio molto molto interessante, dall'aldilà all'aldiqua, ecco. E come sempre voglio però lasciare la parola a chi di voi il libro lo ha già letto e quindi voglio proprio sapere che cosa ne avete fatto e che cosa ne pensate.
Veronica ci scrive: sto finendo di leggere il libro, l'ho trovato molto interessante, raccontato con molta semplicità, mi ha catapultato in un mondo sconosciuto che racconta della nostra anima, di quanto non vediamo con gli occhi, ma che si può veramente comprendere con il cuore. E poi invece Annibale scrive: una bellissima storia di vita che apre le porte sull'oltre, consigliatissimo. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bio-shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.